Crisi significa pericoli ma anche opportunità, e in particolare su queste ha voluto concentrarsi la riflessione dei giovani imprenditori di un'industria a Bologna che con questo incontro hanno chiuso la 2 giorni di Farete che si è tenuta al CAB. Interrogarci sulla genesi della crisi, sulle sue reali cause, per lustrare il futuro alla ricerca di nuovi paradigmi imprenditoriali e socio-economici, questo è il percorso seguito da una riflessione che ha visto diversi interventi. Noi abbiamo aperto raccontando un fake del presidente Kennedy che diceva che l'ideogramma cinese di crisi racchiudeva in sé i due significati. Vero è che soprattutto dopo aver sentito gli importanti relatori che abbiamo avuto a questo convegno, sottolineiamo ancora di più il pericolo di fare impresa in Italia, ma anche l'opportunità di esercitare quasi quella pazzia tutta italiana che ha creato le grandi aziende. Io lo racconto sempre a amici che fanno altri lavori, che nessuno sano di mente farebbe impresa. Nasce un imprenditore di per sé non è sano di mente. È sano di mente un investitore, sano di mente un gestore di un private equity o di fondi di investimenti in generale. Ma l'impresa nasce da un qualcosa che sia dentro, non è finalizzata sicuramente a un rendiconto, è l'esercizio di caratteristiche professionali che si pensa di avere più di altri e di una visione che adesso sempre di più viene tradotta in studi marketing prospettici, ma soprattutto una volta era una visione tra le nubi di un qualcosa che gli altri non vedevano. Jacopo Morelli, una dichiarazione molto forte: l'Italia ha creato le condizioni per rendere difficile, se non impossibile, fare impresa, e non è una scoperta di oggi evidentemente. No, noi abbiamo fatto come quelle persone che si riempiano lentamente ma inesorabilmente di pesi, di catene, e via via che il peso aumenta non ci si rende conto. L'Italia, soprattutto le imprese e i lavoratori, sono schiacciati da una pressione fiscale che ho definito più volte a livello di confisca, e questo serve spesso per mantenere una macchina pubblica in buona parte inefficiente, dove ci sono molti sprechi da poter tagliare, su cui poter fare efficienza. Il problema dell'Italia è l'essersi trovata così esposta di fronte al suo alto debito pubblico. Ancora oggi, quando gli Stati Uniti riagganciano la ripresa, qui si fatica a ripartire perché bisogna tenere il deficit basso. Questa è la lezione di Veronica Guerrieri, docente di economia presso l'Università di Chicago, in collegamento con la platea degli industriali riuniti a Farete. In America, ha continuato Guerrieri, la crisi si risolve, l'Italia deve ancora reagire. Da dove partire dunque? Dal palco la formula di Luigi Abete, numero uno di BNL, cita la ricetta di Mario Draghi: innovare, investire e incentivare. 3 I per uscire dalla crisi, dando alle imprese la terapia giusta, quello che finora nessuno ha fatto. Dalla Grecia, per voce dell'amministratore delegato di Coesia Group, Angelos Papadimitriou, arriva l'esortazione a smettere di lamentarsi. L'Italia sa innovare, lo fa più di molti altri. E allora, chi lo tiene il freno tirato? Prende la parola Andrea Bonomi, fondatore di Invest Industrial, e lo sguardo si sposta su quello che viene ritenuto essere il vero problema, la governance. Tutta l'Italia è una nicchia, spiega Bonomi, ma quando questa nicchia non ha una governance, questo ecosistema sparisce e così l'investimento diventa patriottico, pura follia. Dobbiamo cambiare, non c'è più tempo e l'economia mondiale non credo ci tiri fuori. Dobbiamo cambiare la governance oggi, ringiovanire tutto il nostro modo di pensare e prendere i rischi per ritrovare quella libertà che gli altri paesi, in America c'è, negli altri paesi come imprenditore ce l'hai, e voi oggi l'investimento che fate in Italia, l'investimento che faccio io in Italia, è un investimento patriottico, non totalmente logico, perché se fossimo logici, da imprenditori saremmo in altri posti. Siamo degli italiani, amiamo il nostro paese, prima di morire spariamo l'ultima pallottola per il nostro paese. Io credo che noi abbiamo un problema di governance, non un problema di finanza.
Chiama per nome i responsabili che hanno condotto il Paese a questa situazione, il presidente di Banca IMI Fabio Roversi Monaco. Il governo, ha chiarito, ha sempre puntato a rafforzare la mano pubblica ma senza una vera programmazione, perché governare vuol dire pianificare. Possibile che nessuno abbia rilevato fino adesso le responsabilità dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Lentamente il Paese si è convertito a un sistema di lavoro basato fondamentalmente sulle comodità e le garanzie del pubblico impiego. Questo è successo. Qualcuno dal palco però ha detto ai giovani: lasciateli lavorare, lasciateli andare, le porte sono aperte per i giovani che fanno impresa. Ma guardi, non è questione qua di giovani o meno giovani, qua è questione che bisogna che le persone che sono capaci, competenti e che hanno voglia di mettersi in gioco lo possano fare, e il nostro è un paese molto bloccato. Correttamente dice: andiamo oltre anche le logiche dei numeri, però i numeri poi evidenziano delle realtà schiaccianti, e quelli in particolare che ha citato lei sulla tassazione fanno davvero rimanere male. Sì, basta ricordare che in Italia il total tax rate, cioè quanto le imprese pagano alla fine, è del 68,3%, la Germania il 46,7%, quindi ci sono 22 punti tra noi quasi e la Germania, gli Stati Uniti il 46,6, la Danimarca, che è un paese che ha una storia e dimensioni molto diverse dalle nostre, ma non è certamente uno degli ultimi paesi d'Europa e del mondo, il 27,7. Penso che questi numeri dicono tutto su quella che è la possibilità di fare sviluppo e creazione di lavoro in un paese in questa maniera. Passando attraverso l'esperienza dei consulenti, il convegno si chiude riannodando il tema della sostenibilità, della ripresa. E allora cita senza esitazioni il guru mondiale dello sviluppo sostenibile, Jeremy Rifkin, Pietro Colucci, presidente di Kinexia. La terza rivoluzione industriale teorizzata dall'economista statunitense passa attraverso un capitalismo sostenibile, una exit strategy della crisi che parta dal basso, dalle imprese, immaginando una nuova sostenibilità anche in termini sociali. Alberto Vacchi, la prima domanda naturalmente è il bilancio di questi due giorni. Il bilancio è molto positivo rispetto alla prima edizione del 2012, sono quasi raddoppiati gli stand, abbiamo superato i 10.000 visitatori, quindi credo che l'iniziativa di mettere a fattor comune le esperienze delle diverse realtà imprenditoriali del territorio, e non solo, perché abbiamo i primi interessi stranieri nell'entrare in questo tipo di percorso, abbia pagato, e credo che sia un segno evidente della necessità di creare i presupposti per fare rete. Ecco, e questo fa parte del concetto di sostenibilità che lei declina proprio come caratteristica tipica di questo territorio. Assolutamente, una caratteristica tipica del nostro territorio è quello di avere in parte nella coesione sociale, in parte nella grande capacità relazionale dei diversi interlocutori, una grande forza competitiva che è giusto mettere a sistema per riuscire a fronteggiare i mercati internazionali. Europa, banche, consumi e imprese, tutto riassunto con un punto interrogativo finale: la politica è confusa, la politica dov'è? È importante che si cambi veramente in maniera radicale nella modalità di fare politica. Purtroppo è un po' lo specchio del paese, cioè serve una chiave di lettura molto diversa e un rinnovamento importante della classe politica, perché siamo in questo tipo di situazione anche e soprattutto perché non abbiamo interlocutori all'altezza. Rispetto a 3 anni fa, quello che serviva, che doveva essere fatto per la competitività del paese, è rimasto in larga parte, per non dire nella totalità, da fare. Quindi la politica su questo deve riprendersi il suo ruolo, perché se effettivamente un paese non può fare a meno dell'impresa come elemento di creazione di ricchezza, altrettanto le imprese e una democrazia non può fare a meno di una politica che da troppo tempo latita e che abdica alle sue decisioni, che sono anche a volte forti, impopolari, ma necessarie per poi far partire e far progredire il paese. In verità non ci sono supporti alcunché che possa veramente dirci che una ripresa c'è. Ci deve essere la consapevolezza che comunque in Italia si può fare, perché i grandi modelli ci sono, e forse la necessità di fare un salto culturale per cercare di creare dei soggetti abili a stare sul mercato.